Sconcerto e commozione per la scomparsa di Federica Fabris, avvenuta ieri mattina al pronto soccorso di Chioggia. Da qualche tempo la giovane donna accusava dei malesseri, sabato era già passata per il pronto soccorso per dei sintomi di vomito e di mal di pancia, ma gli esami non avevano dato nessun tipo di particolarmente riscontro. Ieri mattina, purtroppo, il tragico epilogo. Federica era molto apprezzata e stimata da un numero importante di amici e amiche. Colleghi del Troni, aveva lavorato per 3 anni al Troni e ne parlano appunto come una persona in gamba, simpatica e disponibile. Da qualche tempo lavorava alla carrozzeria Fiume e dove si era inserita benissimo. Eravamo anche in contatto con lei, no, quella tramite la pagina di Chioggia Azzurra, erano anni che ogni tanto ci segnalava, ci mandava qualche cosa. Il suo ultimo messaggio che ci ha mandato è stato a giugno scorso. E ci scrive: "Ciao, volevo esprimere un mio parere, non so se possa essere utile. Stiamo notando che i gabbiani, probabilmente dovuti al fatto che i pescherecci escono meno, hanno fame e puntano gli animali da compagnia, come per esempio cagnolini e gatti. Bisogna prestare attenzione perché sono 3-4 volte che vedo gabbiani puntare, per esempio, il mio cagnolino. Perdonami se non è un messaggio che può essere. Perdonami se non è un messaggio che può essere stupido, ma credo che avvertire possa essere utile." Questo è l'ultimo messaggio su Chiusa Azzurra di Federica Fabris. L'USL 3 Serenissima è vicina nel lutto alla famiglia della persona deceduta e mentre attende l'esito dell'autopsia, attraverso la direzione dell'ospedale, ha avviato ogni verifica sull'assistenza offerta alla paziente.